rassegna stampa di oggi 3 marzo 2018, questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Cosa può succedere dal 5 marzo? Tutti i scenari sono possibili. L'elenco dal governissimo alle larghe intese, dall'esecutivo di minoranza Movimento 5 Stelle all'impasse che tiene Gentiloni a Palazzo Chigi. Dire cosa accadrà da lunedì in poi non è ovviamente possibile. Le elezioni sono d'altronde, ha detto il Capo dello Stato, una pagina bianca. Quel che si può fare fin d'ora però è indicare gli scenari possibili che tengano conto del tipo di legge elettorale, dei programmi reali dei singoli partiti e dei trend dei consensi per come li conosciamo dalle ultime settimane. Il giochino del candidato premier in questo senso è rilevante. Con un sistema a base proporzionale il governo si costruisce dopo il voto. Non solo, con un sistema proporzionale in un contesto con almeno tre poli è quasi impossibile che qualcuno tenga nelle urne la maggioranza dei seggi del prossimo Parlamento. Per comodità, comunque, in ogni caso si partirà da questa ipotesi del terzo tipo, che in buona sostanza è a disposizione del solo centrodestra. Questo è l'interessante, l'articolo che trovate sul fattoquotidiano.it, leggetelo perché è molto importante. Omicidio Kuciak, i PM dicono grande liquidità e poche leggi in Unione Europea per la 'ndrangheta, più sicura truffa su fondi dell'Unione Europea della cocaina. L'arresto dell'imprenditore Nino Vadalà, poi rilasciato per l'omicidio del cronista slovacco, pone interrogativi importanti sugli interessi delle associazioni criminali nei paesi europei e parallelamente solleva ancora una volta il problema della percezione delle mafie fuori dall'Italia. Il PM Lombardo ha detto che la capacità espansiva delle cosche nell'est Europa, nell'est europeo, sono state sottovalutate. Gratteri addirittura ha detto: dopo Duisburg niente è cambiato, si devono cambiare le regole. Roma, più di 1000 dipendenti ATAC ama al lavoro ai seggi e l'azienda trasporti rinuncia che c'è una riduzione delle corse. Come si legge in una nota ufficiale, in vista dell'imminente appuntamento elettorale del 4 marzo e della conseguente attività di autisti, macchinisti, ma anche operatori ecologici, spazzini e operai, ci sarà una rimodulazione del servizio. Elezioni, l'Italia è il male oscuro della mancanza del leader. Fontana racconta storie e ragioni di un paese senza guida. Il direttore del Corriere, nel suo ultimo libro, Un paese appunto senza leader, ripercorre la storia di tutti i possibili statisti impallinati da se stessi, dai propri alleati o compagni di partito, come quando Berlusconi non telefonò a Toti dopo la vittoria alle regionali, oppure il ruolo dei renziani nell'abbattimento della candidatura di Prodi al Quirinale. Interessante questo libro. Vaticano, suore colf umiliate e sfruttate da cardinali e vescovi, le testimonianze sulla stirpatura romana. La donna si è sottomessa all'uomo, prescrive l'apostolo Paolo, che un po' misogino lo era. Figuriamoci le suore dunque, solo che nessuno immaginava che potessero essere sfruttate come schiave e nessuno immaginava soprattutto che la drammatica questione potesse essere sollevata addirittura dal quotidiano più autorevole della Santa Sede, l'Osservatore Romano. Questi sono i miracoli della Rivoluzione Francescana di Jorge Mario Bergoglio. Cari amici, con questa notizia termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.